ha spento 27 candeline nel Project Work Scuola Lavoro. Il progetto è realizzato dalla Camera di Commercio e che vede la collaborazione degli istituti scolastici del territorio aretino e le associazioni di categoria. Il valore è quello di affacciarsi al mondo del lavoro con una modalità che è quella dell'inserimento all'interno delle imprese per meglio toccare con mano quelli che sono da una parte le problematiche ma anche le opportunità, quindi fargli capire qual è il valore anche dell'imprenditoria, cercando di farli in qualche modo affacciare anche alle opportunità che il mondo dell'imprenditoria offre, quindi anche per cercare di creare nuovi giovani imprenditori, ma soprattutto anche quelli di far capire quali possono essere anche al mondo lo stesso dell'impresa e gli skill professionali che possono derivare dalla scuola, che ovviamente deve essere sempre in perfetta connessione con quelle che sono le necessità e le esigenze delle nostre imprese. Nel corso di questi anni sono stati oltre 13.000 gli studenti ed 800 gli insegnanti che hanno contribuito a realizzare più di 500 progetti commissionati da 900 aziende dell'Aretino. Un progetto che è stato antesignano di quel ponte fra mondo della scuola e mondo del lavoro che è ormai la regola in tante realtà europee, a partire dalla Germania, il famoso modello duale di scuola tedesca. I ragazzi col nostro progetto vanno in azienda, non vanno a simulare nulla, realizzano progetti concreti, quindi la collezione di gioielli, la collezione di abiti, il mezzo meccanico a propulsione solare, quindi tante applicazioni concrete che consentono ai ragazzi di lavorare con l'impresa, di respirare il clima dell'azienda, di avere un quid in più quando si presenteranno nel mondo del lavoro. Questa mattina ha preso avvio la 27ª edizione del progetto. Nel corso della manifestazione iniziale sono stati anche premiati i video delle classi che hanno partecipato ai contest del premio Storie di Alternanza.